In un eventuale processo contro la famiglia mafiosa di Bagheria, l'amministrazione comunale si costituirà parte civile. La decisione dopo il blitz dei carabinieri di ieri mattina, che hanno arrestato 8 persone accusate di associazione per delinquere di tipo mafioso, traffico di stupefacenti, detenzione e vendita di armi clandestine, estorsione e lesioni personali nell'ambito dell'operazione Persefone, durante la quale i carabinieri, attraverso intercettazioni ambientali, telefoniche, telematiche e veicolari, hanno delineato il nuovo organigramma della famiglia mafiosa. Per l'amministrazione comunale il colpo assestato anche contro lo spaccio degli stupefacenti di diverso tipo purtroppo vede coinvolti in quanto consumatori alcuni giovani bagheresi. Oggi ancora di più occorre alzare la guardia e compiere azioni forti, istituzioni in sinergia con le forze dell'ordine e le scuole per estirpare il fenomeno che già in passato aveva visto le forze dell'ordine locali impegnate in analoghe operazioni di contrasto alla criminalità. L'amministrazione comunale di Bagheria indice una gara per la realizzazione di 400 loculi prefabbricati in CAV, ovvero loculi prefabbricati in cemento armato e vibrato frontali all'interno dell'area cimiteriale, costituito dai lotti 3 e 4. Oltre alla gara per la costruzione dei loculi è stata prenotata la spesa che ammonta a 220.000 euro. La determinazione è stata firmata dal responsabile dell'area servizi a rete direzione quinta, in considerazione della grave carenza di sepolture e loculi presso il cimitero comunale, che ha creato una grave criticità ed emergenza igienico-sanitaria, con un accumulo di oltre 300 salme in attesa di tumulazione definitiva in deposito presso le camere mortuarie nei fornetti dislocati all'interno dell'area cimiteriale. Ultimamente la situazione si è aggravata a causa della pandemia, i cui decessi in città sono aumentati di circa il 10%. Nello scorso mese di marzo, presso la sede della Regione Siciliana, ANAS ha presentato a tutti i comuni interessati una prima ipotesi di tracciato in una variante all'attuale strada statale 121 per una preliminare condivisione della proposta progettuale. Lo precisa l'ANAS dopo i rilievi mossi da Giovanni Pitarresi, già presidente del Consiglio Comunale di Villabate, e dell'interrogazione parlamentare presentata alla Commissione Ambiente della Camera da parte dell'onorevole Carmelo Miceli. Ad oggi è in corso lo svolgimento la campagna di indagini geologiche, geognostiche, geofisiche e ambientali per approfondire la possibilità di realizzare una strada di categoria B extraurbana con caratteristiche autostradali, a carreggiate separate e 2 corsie per senso di marcia, in alternativa all'ipotesi originaria che prevedeva l'ammodernamento in sede esistente con realizzazione di una strada di categoria C extraurbana secondaria con unica carreggiata a 2 corsie nel tratto compreso tra la A19 presso il nuovo Zincolo Ficarazzi-Bagheria e la rotatoria Bolognetta per una lunghezza complessiva di circa 14,4 km. In occasione della festa del paese in onore di Maria Santissima Addolorata, le due artiste Silvana Bordonaro e Giussi Sanfilippo questa sera a partire dalle ore 19 realizzeranno in piazza Monsignor Cipolla un'opera artistica di dimensioni di 3 metri per 2 raffigurante l'effigie della patrona della frazione marinara. L'opera potrà essere ammirata domani in occasione della Santa Messa solenne alle ore 19 presso il campetto dell'oratorio parrocchiale e con la partecipazione delle autorità civili e militari presiedute dal parroco Don Vincenzo Battaglia. Seguirà l'atto di affidamento della comunità alla Beata Vergine Addolorata. Alle 22 infine lo spettacolo di fuochi d'artificio realizzati dalla ditta Pirolandia di Giuseppe La Rosa. L'assessorato regionale alla famiglia e alle politiche sociali ha trasferito altri 6.200.000 euro ai comuni siciliani per il pagamento delle rette di ricovero relative alle persone con disabilità psichica. A darne notizia l'assessore regionale Antonio Scavone. Per il 2021 agli enti locali isolani sono stati trasferiti in totale 24 milioni di euro necessari per il pagamento della quota sociale della retta di ricovero dei disabili psichici. Le somme sono state assegnate sulla base delle schede di rilevazione presentate dai comuni nel 2020 che riportano il numero dei disabili mentali ricoverati in quel periodo e per la loro permanenza presso le comunità di alloggio. Sono in totale 2.290 le persone con disabilità psichica in Sicilia ricoverate. Pubblicato dal Comune di Caccamo l'avviso pubblico per il rimborso delle spese di trasporto degli studenti frequentanti le scuole medie e superiori. Il rimborso delle spese è riservato agli studenti in maggiori condizioni di disagio economico entro un tetto massimo ISEE non superiore a 10.632,94 euro. Al fine di ottenere tale beneficio, gli interessati residenti a Caccamo dovranno presentare all'ufficio pubblica istruzione, tramite l'ufficio protocollo di posta certificata, la domanda. Il termine di presentazione della domanda scade il prossimo 31 ottobre.